partiamo da Lenovo, pensavamo di trovare lo Z6 Pro, invece troviamo lo Z5 Pro GT. Eccolo qua, è slider phone, come sapete, molto molto sottile, i bordi superiore un po' meno quelli inferiori, e soprattutto ha una back cover molto particolare in fibra di carbonio, come vedete sembra nera ma invece sotto si vede la texture in fibra di carbonio. È il primo smartphone Lenovo a equipaggiare un processore Snapdragon 855, quindi anche in ottica 5G. Torniamo alla home se ce la facciamo. Ecco qua, display da 6.3 pollici con tecnologia AMOLED, anzi 6.39 pollici, batteria 3350 mAh, anche qua non si va oltre le 3300 mAh. Abbiamo il sensore impronte digitali direttamente sotto lo schermo, e con questo slide che vi faccio rivedere ovviamente esce la capsula auricolare con tutti quanti i sensori e la camera anteriore. Telefono molto molto interessante, equipaggiato con 12 giga di RAM, quindi veramente un telefono molto molto potente, al posteriore una doppia fotocamera da 16 più 8 megapixel. Al posteriore una fotocamera doppia 24 più 16 megapixel di fabbricazione Sony, e anche all'anteriore doppia fotocamera 16 più 8 megapixel in full. Insomma, un telefono davvero molto molto interessante. Adesso proviamo a fare qua la foto all'anteriore, chissà se esce qualche effetto particolare, vediamo un po'. Ecco qua, una foto veramente colori non proprio naturali. Comunque questo è il telefono top di gamma che presenta Lenovo, quindi lo Z6 Pro per ora niente da fare.